Andiamo, ci aspetta la nostra pluriclasse. 7 bambini belli ruspanti che vanno dai 6 ai 10 anni. 7 così pochi, non vanno ancora chiuso? Sono anni che ci vogliono far fare la fine di Sperone, ma noi resistiamo. Cos'è Sperone? Andiamo, collega, andiamo, andiamo. Noi ora dipendiamo dalla scuola di Castel Romito, è un paese più grande a 40 km da qua. Siamo nelle mani di Gaetano, la coccia di cazzo del preside. A sua volta Burattino nelle mani di una ben più grande coccia di cazzo, che sarebbe il sindaco Ezechia, e quello ci vuole chiudere. Vieni, vieni, Michele. Buongiorno. Buongiorno. Allora, qui abbiamo la prima, terza e quinta A. Qui il maestro Michele. Buongiorno. Buongiorno. Allora, facciamo le presentazioni, eh? Loro sono qui Irina e Titina. Queste a scuola sono inseparabili. Però fuori non ci possiamo vedere. Perché non vi potete vedere? Perché fra un po' comincia la campagna elettorale. Allora, il papà di Titina si è candidato come sindaco per il centro-sinistra. E invece il papà di Quirino per il centro-destra. E allora? Lo so, Michè, a Montagna lo fa. Ecco. Lui è Aniceto. Come? Aniceto. Aniceto? Come mai? Si chiama così il papà di mio papà. Ho capito. E tu? Io mi chiamo Concetto e papà mio dice che il papà suo e il papà di papà suo sono due stronzi. Ecco. Ma perché? No, ti spiego. Perché, allora, il nonno di Aniceto era una guardia del parco e il papà è il direttore. Invece il papà di Concezio c'ha una ditta edile e quello si appiccicano. Lei è Filomena. E la tua madre è quella che guidava la corriera, vero? Sì, mamma sta sempre sulla corriera. Cesidio, invece, litiga tutti i giorni con l'italiano, vero Cesì? Però se c'è un problema al computer ci pensa lui, eh? Lui è praticamente il nostro data manager. E poi c'è Sabatino, eh? E tira su sto mente, Sabatino. Va bene, dai, potete cominciare, eh? Ciao, buon lavoro, Michele. Fate i bravi, eh? Grazie.